I video che presentiamo dal titolo Fantastico, Esotico e Mitologia nei balletti classici di fine 800 tratta di due balletti. Il primo è La figlia del faraone. La figlia del faraone è un balletto coreografato da Marius Petipa sulla musica di Cesare Pugni. Questo balletto ha origine dal romanzo della mummia scritto da Théophile Gautier nel 1858. La prima del balletto La figlia del faraone andò in scena il 18 gennaio 1862 a San Pietroburgo al Teatro Mariinsky. Sono presenti diverse particolarità. Una è sicuramente data dall'elemento esotico, poiché è ambientato in Egitto, con la presenza di faraoni, mummie, piramidi e altri soggetti dell'epoca che rendono il balletto particolare, perché descrive un mondo lontano, pieno di magia e sensualità, dove l'uomo poteva perdersi e con la sua immaginazione evadere dalla realtà. L'altra è la presenza di un soggetto fantastico, in quanto la protagonista interpreta una mummia che esce dalla tomba e trasporta il suo amato nel passato, mentre accadono eventi surreali che hanno lasciato grande spazio all'immaginazione e alla fantasia del coreografo. Nella variazione interpretata in questo video notiamo sicuramente alcune difficoltà tecniche e alcune particolarità interpretative come la leggerezza e l'eleganza. La ballerina rappresenta Aspicia, la figlia del faraone. Il secondo balletto è Il Talismano. Il Talismano è un balletto in 4 atti e 7 scene, con la coreografia di Marius Petipa e la musica di Riccardo Drigo. È stato presentato in anteprima il 6 febbraio 1889 al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo in Russia. Questo balletto è ambientato nell'antica India ed è stato un successo piuttosto mediocre al momento della sua prima esecuzione, mentre nella versione del 1909 ci fu un riscontro molto positivo da parte di tutto il pubblico, compreso lo zar Nicola. Sicuramente una delle particolarità di questo balletto è data dal fatto che sia presente la mitologia, in quanto proprio all'interno della storia alcuni personaggi sono delle divinità che successivamente scendono sulla terra e si mischiano con gli esseri umani per vedere se riescono a resistere alle tentazioni dell'amore mortale e, qualora non resistessero, perderebbero la loro immortalità. Nella variazione della protagonista Niriti, la figlia della regina dei cieli, interpretata nel video precedente, notiamo come l'eleganza, la morbidezza e leggerezza siano la caratteristica per eccellenza da applicare durante l'esecuzione di questa variazione.